Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi sono qui con Nicole, una delle nostre ginnaste agoniste, e faremo con Nicole un tutorial sulla rovesciata indietro. Allora, ovviamente si presuppone che come elemento di base uno che vuole imparare la rovesciata indietro sappia fare il ponte. Nicole ci mostrerà un ponte da terra, quindi posizione base. Giro bene le mani, ok, benissimo. Quando il ponte è stabile possiamo pensare di approcciarci alla rovesciata indietro. Come si fa, Nicole? Ci mettiamo qui, partiamo con lo stile del ponte dall'alto, gambe leggermente divaricate, che all'inizio è più facile, poi si potrà passare anche alle gambe chiuse, braccia in alto, controllo che questo angolo sia a 180 gradi, quindi non le braccia qui, ma belle allineate, orecchie in linea, guardo le mani di Nicole, avanti il bacino e vado in ponte. Benissimo, le braccia si appoggiano sempre tese, massima spinta sulle spalle e scendo. Lo rifacciamo un'altra volta, stessa cosa, braccia in alto, allineo, guardo le mani, bacino avanti e vado in ponte. Benissimo. Ora ripetiamo lo stesso elemento ma per terra, quindi sul piano. Valgono sempre le stesse regole. Scendo lentamente, ok? Unisco le gambe, le avvicino, così riesco a spingere fuori sulle spalle, esatto. Spalle dovrebbero essere in linea o oltre rispetto a gomito e polso. Bene, posso scendere giù e lo ripetiamo. Prova a scendere un po' più lenta. Avanti bene il bacino, guardo le mani, ok, unisco le gambe e spingo fuori le spalle. Benissimo. Ok, dico la discesa lenta perché se non ho molta forza sulle braccia e scendo velocemente rischio di piegare le braccia e di fare male i polsi, quindi mi raccomando sempre con attenzione. Ok, torniamo qua, poi impariamo il ponte rovescio, quindi giù le mani, sui piedi nel ponte. Da questa posizione spingo forte fuori le spalle, ok? Avvicino la gamba peggiore alle mani, l'altra gamba la tiro su, intanto vi spiego. Ora dovrò usare la massima forza su questa gamba per spingere e slanciare velocemente questa. Via, slancio, benissimo, passo sempre per la spaccata a 180 gradi e arrivo. Ok, lo ripetiamo. Massima spinta sulle spalle, sui polsi, piego la gamba peggiore e slancio velocemente la gamba migliore. Ok, stesso esercizio sul piano. Spingo di più, esco di più con le spalle e via. Bene, ora vi facciamo vedere l'errore. Ok, vai in ponte e questa volta Nicole non uscire con le spalle, stai con le spalle chiuse, in modo che quando si lancia le gambe torni indietro perché non riesce ad andare di là. Ok, quale spalle non sono in linea? Errore. Prova ad andare in rovesciata, vedremo che non ci riuscirà. Ok, di nuovo, ancora errore. Bene, ora esci fuori bene con le spalle, avvicinandoti delle mani, piego tanto la gamba quella peggiore e slancio quella migliore. Benissimo. Ora siamo pronti per provare la rovesciata indietro completa. Vai Nicole. Inizialmente la faremo con il piede che tocca terra. Mi raccomando, il peso del nostro corpo sta sulla gamba, questa qui, quella d'appoggio. Io considero il piede davanti un fantasma, quindi tocco con l'alluce giusto per darmi un po' più di equilibrio, ma successivamente lo toglieremo. Via! Bene, la facciamo vedere un'altra volta. Ok, passaggio subito successivo. Partiamo con il piede che poggia su un rialzo. In questo caso noi siamo in palestra e quindi abbiamo un tappeto. Questo perché? Perché errore comune, Nicole faccio vedere tu, scusami, errore comune, non andiamo dove ci facciamo solo vedere l'errore, è che tante bambine, tante ginnaste che sono le prime armi con la rovesciata indietro, caricano il peso sulla gamba davanti invece su quella dietro. E quindi quando andranno indietro faranno questo. Facciamo vedere l'errore.
peso sulla gamba avanti e vai indietro. Sbagliato. Ok. Vai. Bene, un'altra volta. Indietro. Benissimo. E ora, ultimo passaggio, siamo pronti per fare la rovesciata indietro con partenza gamba alta. Vai Nicole. Bene. Un'altra volta. Braccio in alto, gamba altissima. Sbilancio il peso all'indietro e stendo fortissime le gambe. Questa rovesciata indietro è ottima. Grazie Nicole. Facciamo un saluto. Ciao ciao! Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, metteteci un like, commentate che vi risponderemo volentieri. Ciao a tutti!